14 agosto sarà l'ultimo giorno di attività per i pescatori per rifornirsi di pesce e dal 16 agosto partirà il fermo biologico. Questo comporterà naturalmente una serie di difficoltà di approvvigionamento per gli operatori, per i cittadini e per le stesse attività di ristorazione. Noi ne parliamo con un operatore del settore che ci spiega nel concreto che cosa accadrà. In poche parole, dal 16 agosto fino al 29 settembre ci sarà il fermo pesca per quanto riguarda le barche a strascico, quindi diciamo le barche che riportano un po' più di pesciolino nella costa. E quindi questo è dovuto al fatto che per quanto riguarda l'impoverimento del nostro mare abbiamo bisogno di questa chiusura, e questo è un danno per tutti, perché comunque andiamo a noi pescivendoli, ristoranti, diciamo tutti quelli che si trovano nell'ambito alimentare avranno una carenza di questo pesce locale, e purtroppo per chi ne ha bisogno si dovrà sfruttare o quello importato o allevato o decongelato, che comunque è buono lo stesso, Quindi per chi volesse ha tempo fino al 14 agosto per fare un po' di provviste, mettersele in freezer e usarle fino al 29 settembre, che diciamo ci sarà la riapertura della pesca e si tornerà a mangiare il pesce nostro locale, termolese, abruzzese, di Vasto, delle zone nostre. Volendo un po' allargare l'ambito, molti operatori del settore come lei soffrono anche dell'aumento dei costi rispetto al carburante, rispetto anche ad altre materie prime. Lei che cosa pensa su questo? Che purtroppo è così, malgrado diciamo noi facciamo il possibile per attenerci a una linea che non dobbiamo superare per offrire un prodotto fresco, locale, a un prezzo giusto, né diciamo che costa poco e né che abbia un prezzo elevatissimo. Infatti riusciamo a tagliare la filiera, e quindi se noi la andiamo a prendere direttamente sulla banchina e lo portiamo a Campobasso, tagliamo la filiera e il prezzo a un prezzo giusto.